foglia si racconta nel nostro sommario, l'amministrazione comunale, faremo il punto degli impegni istituzionali di questo fine 2019 e esame della situazione dei principali lavori pubblici e alcune considerazioni sul nostro vicino comune di Montecicardo, che come sapete e commissariato. Proseguiremo poi con la manifestazione per la ricorrenza del 4 novembre e passeremo poi alcune immagini dell'inaugurazione del nuovo capannone della Mega Box a Montecchio. Per finire una nuova rubrica, la provincia bella, parleremo del Rio Vitoschio. Passiamo subito all'attività dell'amministrazione comunale. Alla fine dell'anno è piena di appuntamenti di carattere istituzionale. Infatti il 15 si terrà un consiglio comunale a Colbordolo con le commissioni consigliari previsti per il giorno 12. Il 26 invece a Sant'Angelo in Listola ci sarà un consiglio straordinario sulla violenza di genere. E a dicembre altri due appuntamenti, un consiglio comunale per l'approvazione del bilancio a Valle Foglia il 10 di dicembre e il 16 si dovrebbe tenere un analogo consiglio per l'approvazione del bilancio a Pian del Bruscolo nella sede dell'Unione per approvare appunto il bilancio dell'Unione. Lo stato dei lavori pubblici principali sono in corso e stanno avanzando i lavori per la messa a norma del bocciodromo della Morciola e per la sistemazione del Teatro Branca di Sant'Angelo in Littola, l'ex Gramigna, che verrà messo a norma per quello che riguarda tutti gli aspetti impiantistici. È stato firmato il contratto con la ditta per quello che riguarda la messa in sicurezza del tratto Bottega Montecchio, che come sapete prevede marciapiedi e una pista ciclabile. È stato anche assegnato il lavoro per quello che riguarda la realizzazione e il rifacimento del capo sintetico della Morciola. Seguirà il contratto, poi l'inizio dei lavori. Entro la fine dell'anno si spera di poterle appaltare in maniera definitiva sia il nuovo comune Montecchio in via Pio La Torre che il teatro a Bottega in via della Libertà. Alcune considerazioni per quanto riguarda un comune a noi vicino, siamo sempre stati in qualche modo legati anche con convenzioni, mi riferisco al comune di Montecicardo, che come sapete è commissariato perché non sono state presentate delle liste elettorali, dovrebbe andare a scadenza con nuove elezioni a primavera, ma si parla insistentemente di fusione di questo comune, non più con Valle Foglia, ma alcuni spifferi, alcuni sussurri parlano di una fusione con Pesaro che porterebbe più vantaggi da un punto di vista economico. Auguriamo comunque al comune vicino ogni bene per il suo sviluppo e per la sua popolazione. Domenica a Colbordolo si è tenuta la manifestazione a ricordo della vittoria nella Grande Guerra, che è diventata poi la festa delle forze armate il 4 novembre. Chiaramente è stata fatta domenica per ovvie ragioni, anche se era il 3. La manifestazione è stata nel solco della tradizione con la banda musicale di Colbordolo, una messa a suffragio dei caduti delle due grandi guerre, con la deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti che è presente vicino al comune di Colbordolo. E sono intervenuti per l'associazione Combattenti Reduci Ciaroni, che ne è segretario, e il sindaco di Valle Foglia, Palmiro Chielli. Particolarmente interessante alla fine è stata la riproduzione dalla voce diretta di Armando Diaz del bollettino della vittoria, a cui vi lascio per un breve stralcio. La guerra contro l'Austria-Ungheria e sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi e vinta. Un paio di sabato fa, importante inaugurazione di uno stabilimento a Montecchio, quello della Mega Box della famiglia Angeli, che fa imballaggi
di cartone ormai da diversi decenni nel nostro comune. Sono stati i genitori degli attuali gestori a inaugurare questa attività. Quello che è estremamente interessante è la filosofia che sta dietro questo impianto produttivo, che tende alla estrema salvaguardia dal punto di vista ambientale e al benessere dei dipendenti, e ha ottenuto anche da questo punto di vista un'importante certificazione europea per la realizzazione dello stabilimento stesso. E quindi vanno le nostre congratulazioni alla famiglia Angeli e Angeli Ivano per questa importante realizzazione e per l'opportunità di occupazione e di lavoro che danno al nostro territorio. Da questo numero abbiamo deciso di aprire una nuova rubrica dedicata alla provincia bella, cioè il nostro territorio, inteso sia come costa che come entroterra, segnalando dei luoghi particolari, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista storico, che meritano magari una breve escursione. Partiamo dal Rio Vitoschio, che è un piccolo torrente che si incrocia lasciando Piobbico in direzione a Pecchio sulla sinistra, dopo 3-4 km dopo Piobbico, e la prima parte del percorso, fra l'altro, è estremamente agevole e porta in dei luoghi estremamente suggestivi. Ecco, il torrente si snoda in questa stretta valle e la forza dell'acqua nel tempo ha aperto una gola estremamente interessante che viene chiamata Le Porte, e dove ci sono due falesie che scendono sul piccolo torrente di un'estrema suggestione, delle acque limpidissime. Qualche settimana fa, quando ci siamo andati, la portata del torrente era piuttosto limitata, ma in alcuni momenti è piuttosto interessante, forma tutta una serie di cascatelle estremamente suggestive. Ecco, questo percorso è adatto anche a non scalatori, a non persone particolarmente, voglio dire, attrezzate nei primi 10-15 minuti, poi invece prosegue con un sentiero, diciamo così, più complicato, adatti a chi abitualmente, voglio dire, fa del trekking, e arriva fino a presso poco, seguendo tutto il percorso del Rio Vitoschio, e quindi inerpicandosi sul Monte Nerone fino verso Serravalle di Capua. Un luogo veramente suggestivo. Anche per questa volta abbiamo finito. Da Stefano Gattoni, da www.cittafuturainfo, i migliori auguri di un buon fine settimana a tutti voi. Alla prossima.